Ciao, sono Attilio Cordaro di laurearsilavorando.com e qui voglio semplicemente rispondere ad una domanda che uno studente mi ha posto. Ma voi come riuscite a lavorare, studiare insieme, rimanere svegli per tantissime ore, rimanere concentrati e addirittura studiare la sera? Voglio rispondere in questo video perché è la domanda che moltissimi studenti universitari si fanno. Se mi stai guardando da YouTube, mi raccomando, iscriviti a questo canale Laurearsi Lavorando perché diamo consigli per studenti lavoratori, quindi per dare più esami con voti più alti se studi e lavori. Se invece mi stai guardando da Facebook, metti like, commenta e condividi questo video con altri studenti lavoratori come te. Allora, andiamo subito alla questione: come fare a rimanere concentrato, rimanere diciamo con la mente focalizzata sullo studio, riuscire a lavorare e studiare insieme senza addormentarsi e crollare sui libri? Allora, devi sapere che in realtà non è così semplice, cioè non esiste il trucco, la bacchetta magica che ti dico in un video di 3-4 minuti, 5 minuti, quelli che saranno, e ti permette poi di implementare subito questa cosa qui, anche perché sarebbero delle fandonie, delle bugie. Io ci ho messo anni per riuscire a capire quale fosse un potenziale metodo di studio non legato alla memoria, perché probabilmente non so se lo sai, ma in realtà la memoria non ti serve per superare tanti esami con voti alti. Quello che ti serve per, se sei uno studente lavoratore, è riuscire a pianificare e gestire bene il tempo, dato che devi conciliare studio, lavoro e vita privata, e la tua vita è probabilmente molto incasinata per questo. Quindi il concetto qual è di base? Che in realtà non esiste nessun trucco, esistono delle abilità che tu devi sviluppare. Non si tratta di memoria, non si tratta di diventare un esperto di apprendimento, devi semplicemente avere quattro abilità, quattro aree che devi implementare. La prima di tutte è proprio la gestione del tempo. Tu devi imparare a riuscire a stritolare le tue ore che hai a disposizione, a spremere quelle ore per riuscire a trarre il massimo succo possibile. Perché vedi, un'ora del tuo tempo da studente lavoratore non è uguale a un'ora di un qualsiasi studente universitario. Tu in quell'ora devi sederti, dare il massimo, riuscire a portarti a casa il maggior risultato possibile, il numero maggiore di pagine lette e capite, non lette a cazzo, e essere pronto ovviamente per sederti poi all'esame e riuscire a superarlo magari a prima botta con un voto alto. Quindi devi sapere come riuscire a sfruttare le ore che hai a disposizione e riuscire a capire quali sono le ore che ti permettono di avere più risultati. Quindi la gestione del tempo è sicuramente un'area da sviluppare. Una seconda area che devi fare tua è la mentalità vincente. Una mentalità che sia proiettata per il risultato e che ti permetta proprio di avere tutti i risultati che vuoi, che immagini e che per adesso magari non riesci a ottenere, e questo ti frustra perché ovviamente non ti fa avere quello che vorresti, non ti fa avere il risultato che magari hai, desideri con tutto te stesso, ma non riesci a raggiungerlo e ti chiedi come mai, cazzo, ci sono alcuni che ci riescono, oppure cazzo, ci sono alcuni studenti universitari non lavoratori che ci riescono e io non ci riesco. Forse dovrei smettere di lavorare, però poi ti rendi conto che in realtà non potresti farlo, insomma, tutta una serie di bordelli. Quindi hai bisogno di una mentalità che sia proiettata al risultato che vuoi ottenere. Altre due competenze sono la gestione delle relazioni, cioè come riesci a evitare che le relazioni che hai attualmente nella tua vita siano una fonte di seccature, ma che ti diano una forza aggiuntiva per poter dare il massimo all'università e fuori dall'università, e poi anche in realtà la gestione dello studio, cioè la pianificazione degli esami, cioè riuscire a prendere le ore che hai, a farle funzionare e intrecciare le materie fra di loro per darne il massimo nu numero possibile con il voto più alto possibile. Ora, queste quattro abilità sono tutte parte del metodo di studio Laurearsi Lavorando, che è un metodo che non si basa sulla memoria, ma si basa sulla pianificazione proprio degli esami, sulla gestione del tempo. Quindi, se vuoi ottenere maggiori informazioni, clicca qui sotto e accedi a Laurearsi Lavorando per riuscire a capire quali sono queste abilità e farle tue per diventare un super studente lavoratore. Questo è quello che ti serve. Non ti servono tecniche magiche, trick mentali, bacchette magiche che ti permettono di. Se tu vuoi riuscire a lavorare e studiare insieme, avere risultati, riuscire ad essere concentrato e non addormentarti e crollare sui libri, questo è quello che ti serve. Io per oggi ti saluto e ti auguro tutto il meglio di questo mondo. Ciao!